tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul che di norma dovrebbe essere un mega video haul, ma purtroppo mi è arrivato un solo pacchetto perché avevo fatto un ordine da Pink Panda, però cosa ho fatto? Invece di fare un unico acquisto, quindi ricevere una mystery bag, ho fatto tre ordini, così ho ricevuto tre mystery bag. Così ho ricevuto, come vi ho detto, tre mystery bag. L'ho fatto perché così vi posso, diciamo, regalare i contenuti per quanto riguarda le mystery bag, così da farvi felice e contenti anche voi, perché voi fate felice guardando i miei video, io voglio farvi felice regalandovi alcuni prodotti. Allora, per quanto riguarda questo make-up, se vi piace, poi lo troverete in giro nel mio canale. Non ho aperto il pacco, quindi sono molto curiosa. E per questo, diciamo, per questo acquisto, la colpa è della Lizzy. Quindi andate nel suo canale e rimproveratela, oppure ringraziatela, dipende da quello che scopriremo qua dentro, perché è stata colpa sua che ho fatto questo ordine, perché lei mi ha nominato questa marca e mi ha detto: guarda, c'è una marca nuova, dagli un'occhiata. Sì, certo, e nel frattempo ho fatto l'ordine. Allora, apriamo, quindi spacchettiamo insieme appassionatamente questo pacco e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, abbiamo la Mystery, che è la Summer Mystery Bag, che apriremo dopo. Poi abbiamo questo che ha un'offerta, è un codice promozionale che ti offre uno sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Ed è questo, Julie 10. Ve lo faccio vedere, così se per caso vi serve lo potete utilizzare. E PS, sei soddisfatta con il tuo acquisto? Ok. Poi la ricevuta dei prodotti. E poi qua abbiamo, questo è tutto, abbiamo i prodotti. Mettiamo il sacchettino qua e andiamo a vedere di che marca stiamo parlando. Allora, è abbastanza imballato, quindi vediamo un po'. Oddio, già li vedo e già sono emozionata. Sono carini, sono carinissimi. Allora, la marca in questione è Rude, è questa. Cosa ho fatto? Ho cercato di prendere alcuni prodotti per quanto riguarda la Rude, infatti per questo vi dico che doveva essere un haul un pochettino più sostanzioso, perché avevo fatto quest'ordine di tutti questi prodotti perché volevo fare una full face direttamente con questa marca. Allora, io devo dire che le palettine, non so, quando mi arrivano mi sono piaciute tantissimo, cioè il packaging è fantastico, cioè ditemi voi se questa è una cipria da buttare allo scatolino, perché non li butto, va bene? Comunque mi piace tantissimo, guardate, adesso ve li faccio vedere tutti e poi faremo, appena mi arriverà tutto, ovviamente farò una full face direttamente con questa marca. Allora, questa è una cipria e c'è scritto Stop Depressed and Power ed è nella colorazione 001 Light. Vi faccio vedere il packaging della scatolina, che è fantastica, veramente fantastica. Andiamo ad aprirla. Allora, andiamo a vedere com'è, perché ovviamente io li ho visti dal sito, quindi ho cercato di non aprire il pacco perché avevo una voglia pazzesca nel vedere questi prodotti. Il packaging è questo, scatolato plasticoso, con la scritta Rude qui, e poi è tutto con queste puntine attorno al packaging. C'è uno scotch? No. Si apre, si dovrebbe aprire o si pressa, non lo so. Oddio, la batteria, aspettate che cambio la batteria, aspettate e torno subito. Allora, cerchiamo di aprire. Ho cambiato la batteria per quanto riguarda la fotocamera, perché si stava per spegnere, se capisco come si apre, in caso ve la apro. Perché non capisco come si apre? Ecco,
aperta. Allora, la cipria si apre così e cade proprio la velina che c'era all'interno. Allora, come cipria questo è il colore abbastanza chiaro. Potrebbe andare. Abbastanza sottile per quanto riguarda... cosa c'è lì? Ah, c'è anche uno specchietto, vedete qua c'è uno specchietto e poi c'è anche un piumino per mettere la cipria. Ah, quindi si potrebbe anche... un residuo. Quindi si potrebbe anche portare in giro, ma guardo un po', si potrebbe anche portare in giro, quindi ottimo, oltre che bellissima per quanto riguarda il packaging. Andiamo avanti, mettiamo qua, andiamo avanti e ho preso due di ombretti, anzi questo è un ombretto e questo invece è un pigmento. Vi faccio vedere prima l'ombretto che è Hypnotic Hyper, che è questo, questo è il packaging, ditemi cosa ne pensate, guardate qua che carino, e andiamo subito ad aprirlo. Questa è nella colorazione Ficosomatic e se non mi sbaglio dovrebbe essere simile, e dico dovrebbe, a l'ombretto di MAC Blue Brown. Infatti il packaging assomiglia tantissimo a quelli di MAC e questo è l'ombretto. Dovrebbe essere così, sì. Andiamo a swatcharlo. Eh sì, molto ma molto simile. Ed è questo. Ve lo swatcho qua. Molto simile, non è proprio identico. Ha quei riflessi che dove batte la luce, vedete, un po' marroncino, un po' verde, e quindi proveremo anche questo. L'altro prodotto invece è un Sparkle Mithril, quindi glitter, non mi veniva. Ed è questa la confezione, cioè ditemi voi se non è una bellissima confezione. Apriamo anche questa, con la pinzetta viene meglio anche aprire le cose. Forse ne ho messa poco di quell'ombretto, comunque aspettate, lo voglio guardare bene bene perché non vorrei che era il dito della cipria. Sì, perché guardate, questo è il colore, vedete? Quindi si può anche stratificare. Sì, guardate, guardate, no no no, molto molto bello, mi piace. Era perché avevo la cipria nel dito. Allora, e questi sono i glitter. Non li apro perché sennò qua succede un macello. E sono questi. Ovviamente poi tutti questi prodotti, il packaging è questo, tutti questi prodotti li proveremo. Ah, è sigillato, vedete, è sigillato. Poi li proveremo nel video e quindi vi farò sapere. Però qua non si stanno muovendo. Aspettatemi, so. Che curiosa. Allora, non so se vedete. Vedete dove sono i glitter? E qui c'è lo spazietto. Perché non si muove? Andiamo a vedere il perché. Apriamo così. Sì, qua. C'è una apertura. Ah, è così, non è un glitter. Vedete? Aspettate che lo faccio vedere. Non è un glitter. Vedete com'è? Forse è in crema. Io avendo le unghie non mi viene bene. Prendo un pennellino piccolino piccolino. È in crema. Sì, è in crema. Allora, una crema abbastanza dura perché sono entrata con questo perché viene male. E questi sono i glitter, non so se si vedono, comunque viene male così. Devo provare con quale ombretto, con quale pennello viene bene la stesura di questo prodotto, poi ovviamente vi farò sapere. Andiamo avanti e ho preso un mascara, questa è la confezione, un mascara,
ovviamente nero. E questo è il packaging del mascara. Io ve lo apro perché devo fare il video, quindi dopo lo aprirò, quindi aprirlo adesso e dopo. Mamma mia, che cicciottone! E questo è lo scovolino di questo mascara. Devo dire che si è prelevato, si è sentito tipo il come si dice, la parte risucchiata del, sentite? Quindi c'è anche una specie di aggeggio che toglie il mascara in eccesso. Poi ho preso questa, che è una flash light ed è una matita, dovrebbe essere questa, sì. È una matita colorata, che è questa. Vedete, è bellissimo il packaging. Ed è questa matita qua. Ed è bellissima perché è azzurra. Questo è il packaging della matita. E vediamo. Sembra che ha la punta tagliata. Il colore è questo. Certo, Stefania. Questo è il colore. Posto proprio fantastico dove fare gli swatch. Vabbè, si vede, dai. Questo è il colore per metterlo all'interno. Potevo anche prendere una matita nera, non mi è venuto. O l'ho presa, boh. Non lo so, non me lo ricordo più. Questa è la matita. Poi ovviamente quando arriveranno le palettine capiremo anche il make-up che dovremo fare. Che dovremo, cioè, mi aiutate voi. E poi ho preso un Mattnificent, che è sempre questo. Guardate il packaging con la scritta Mattnificent qua. E poi qua ha il pennarello. Questi mi piacciono perché sono simili a quelli della Elf che ho io nella colorazione rose. Questo invece nella colorazione bear. Speriamo che mi piace il colore. Ma che carino! Ma guardate che packaging carinissimo! Cioè è troppo bello, veramente! Mi piace. Allora, il colore sembra giusto, eh? Ve lo swatcho qua all'interno della mano. Sì, è un malva. Yeah, 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 yeah. Sì. Ovviamente è retraibile. Vedete? Bellissimo. E questo è un malva. Adoro. È simile al Tea Rose di Elf. Che io amo. Il matitone ce l'ho sempre in borsa. Bellissimo. Quindi azzeccato. Questo l'ho azzeccato. E poi ho preso una cosa simile a quella che ho nelle labbra, della Stardust. È uno Stardust. Questo è il packaging. Oddio, mi stava cadendo. Scusate, questo. E questo. Nella colorazione Cosmic. Sono andata così a prenderli. Bello, guardate qua che colore. Adesso sarà un problema aprirlo perché è sigillato, ha la patina di sopra. Vediamo se riesco. Ok, forse che forse, eh? Oddio, che sono fortunata, si è aperto. Vediamo. Questo è il pennellino e vediamo com'è. Sì, è simile a quello che ho sulle labbra. Una cosa simile, quindi potrebbe essere un dupe, vedete? È questo. Questo qua. Vedete glitter? Questo da utilizzare ovviamente sopra il rossetto. Molto, molto, ma molto, ma molto, ma molto bello. Sono rimasta contentissima. Qui abbiamo dei riflessi con il rosa, con il dorato, che riprende l'ombretto in polvere. Voglio vedere sopra la matita, diciamo il rossetto. Mi piace. Sì, sì, mi piace. Non so se si vede qua sotto l'effetto. Devo dire che mi piace tantissimo. Non vedo l'ora che mi arrivi l'altro pacco, non è giusto.
Appena mi arriva il pacco, subito vi farò il video e mi metterò a provare tutti questi prodotti. Ho preso il fondotinta, ho preso tutto. Speriamo che il fondotinta sia della mia colorazione. Allora, adesso è arrivato il momento di aprire la mystery bag per quanto riguarda la Sam Edition. Quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno e scopriamo subito la sorpresa. Allora, qui vedo delle maschere. Andiamo con la prima, che è questa, ed è una maschera all'argilla. Sì, è una maschera all'argilla. Scusate, ma sono vicino. Ed è questa qui. Qui fa vedere nelle immagini che prima dovete de detergere il viso, quindi lavarvi il viso, applicare la maschera che è in tessuto. Deve stare 10-15 minuti, poi la dovete massaggiare e risciacquare. E questa si potrebbe provare, sinceramente. Da provare. E quindi vediamo com'è. Un'altra maschera, questa è per quanto riguarda i piedi. Sì, questa è una maschera, per quanto riguarda i piedi, alle mandorle. Credo che siano mandorle queste. Alle mandorle, queste sono due ovviamente. E non mi ricordo se negli altri l'ho trovata, ma ovviamente i doppioni sapete a chi andranno. Poi andiamo avanti, c'è una bustina. Qui apriamo, sì, spacchilla l'ogna, e mi stetti sorlerà. Allora, apriamo bene e troviamo un ombretto, credo che sia, no, un highlighter H106 Gold. Questo è un highlighter della Obsession, molto simile a quello che ho io di Revolution, quindi non lo apro, lo tengo sigillato. Sono quelle cialde che si possono togliere dalla confezione e mettere nella palettina, quindi rimettiamola qui sigillata. Poi c'è un rossetto, mamma mia che rossetto! Cioè, guardate, vi faccio vedere dov'è il rossetto che c'era qua. Vabbè, vi faccio vedere lo scrub di Sephora e il rossetto di Revolution Pro. Questo è il rossetto di Revolution Pro nella colorazione Pro Supreme Lipstick Rebellion. Non so che colorazione sia, Rebellion forse sia, non lo so. Comunque, questo colorino chiaro, 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 non lo apro perché ne ho tanti rossetti, sinceramente, quindi lo terrò per voi. E poi l'ultimo, perché si è svuotata qua dentro. Andiamo a vedere cosa è questa. Sembra una palettina. È una palettina? Sì. Ah, guardate, è messa qua dentro. Ed è una palettina che c'è scritto Brave Spirit. Che è questa. Andiamo a vedere come è questa palettina. La apro ovviamente perché sono curiosa di vederla, anche se è sigillato ovviamente. Non me ne vogliate, ma ovviamente devo pur vedere se è carina o non è carina. Sto scherzando, devo farvela vedere perché non la tengo assolutamente. Perché ho acquistato altre palettine, veramente sono piena, 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 ma la voglio vedere sinceramente. Quindi, oh, che carina! Ha uno specchietto enorme per quanto riguarda tutta la palettina e ha questi ombretti qua. Non so se si vedono. Tutti, tutti, tutti questi ombretti. Devo dire che è molto carina. Aspettate che ve la faccio vedere meglio. Molto molto carina, bei colori, tutti pastello ed è molto molto bella. Sì, molto molto bella. Questi colori sono prevalentemente pastello, ma sono anche con dei shimmer e glitterato.
Vabbè, è molto carina come palettina, mi piace. Quindi credo di farvi piacere nel metterla ovviamente in un giveaway per voi. Questo ovviamente lo farò perché sto cercando di raccimolare qualche cosa per quanto riguarda Instagram, così da farvelo per tutte e due le cose, cioè Instagram attaccato a YouTube, perché per me è la stessa identica cosa. Niente ragazze, questo è tutto per quanto riguarda questo video. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se avete anche voi comprato qualcosa della Rude Cosmetics, scrivete un commentino e ditemi cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. Io aspetto gli altri due pacchettini per farvi una full face direttamente di questo brand e niente, che dirvi di più. Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!